Buongiorno ragazzi, eccoci qua. Oggi è sabato mattina, le twins ragazzi non so come ma si spostano. Io le metto che dormono così e le ritrovo sempre così. Angelica qui l'ho appena allattata, quindi l'ho messa giù. Ella si è svegliata ma non mi ha ancora chiamato e quindi non la sto ancora allattando. Mio marito sta ancora dormendo, invece Milo è sveglio. Milo è qui e ha richiesto il Grinch stamattina. Hai richiesto il Grinch, amore? Sì. E mia mamma, col frigo tutto aperto, gli sta facendo la frutta. Perché ha richiesto anche la frutta. Quindi Grinch, Milo, frutta. E poi dovremmo uscire anche più tardi. Non so se vi ho mostrato il mio giardino, comunque questa è la piscina, mio marito deve metterla a posto perché non sappiamo come coprirla. Se avete dei suggerimenti ragazzi, per favore scrivetelo nei commenti. E questa è una giornata un po' così oggi ragazzi, è estate ve l'ho detto, ma stiamo andando verso l'autunno, quindi inizia a piovere un pochino di più del solito e dovremmo vederci con degli amici più tardi e come sempre vi porto con me. Questa è la mia faccia. Buongiorno. Allora aspetto che si svegli ella bene, che mi chiami, l'allatto, mi preparo, faccio workout e poi ci prepariamo per uscire, va bene? Venite con noi. Allora il Grinch è quasi finito, Angelica è lì, ella invece è sul letto. How about Dragon, amore? Dice mia mamma. Buongiorno mamma. E ella è sul letto e io adesso vado a fare workout. Allora, in realtà io sono pronta per fare workout, ma sto allattando la piccola qua, quindi niente, aspettiamo. Di solito, ragazzi, io le allatto prima di fare workout, così sono tranquilla e poi vado a fare workout. Il mio workout, ragazzi, ve l'ho messo anche comunque nei video, ma dura 25 minuti, massimo 30 minuti, ok? Quindi non è che devono stare tantissimo senza di me. Se piangono, comunque, stoppo il workout e le vengo ad allattare, però raramente. Ok ragazzi, io adesso sono pronta a fare workout, quindi devo accedere sul mio computer e faccio workout e poi una volta fatto workout faccio colazione e poi mi preparo e usciamo. Oggi c'è una giornata un po' così, quindi in realtà dovevamo andare in questa specie di zoo, ma penso che mi sa che cambiamo meta, devo sentire le mie amiche che cosa dicono. Però io quando faccio workout ragazzi metto il telefono flight mode, non voglio sentire nessuno, non voglio vedere nessuno, mi faccio qualche video per Instagram e poi basta. Quindi oggi c'ho cardio, sto facendo un programma di 12 settimane e oggi ho cardio e poi domani invece riposo, domani che domenica riposo. E ok, iniziamo. Arrivi. Smile. Oh mio Dio. La situazione attuale, io sto cercando di rilassarmi dopo il workout, lontano da tutti, lontano da tutto, ma no, non è possibile. Non è possibile perché mio marito e mio figlio, niente, hanno deciso di invadere la mia palestra. Andatevene, via. Ti pare? Go. Baby. Go. Eccoli. Vanno. Vai Milo, vai da papà. Cosa che vuoi? Tu vuoi sedere qua? Yeah. Mentre la mamma fa le uova? Vuoi sederti qua su? Yeah. Mentre la mamma fa le uova? Ok, vuoi un cado? Vuoi sederti qua? Yeah. Va bene, ok. Ok, aspetta, adesso ti prendo in braccio, ok? Ok. Cosa hai trovato? I pomodorini?
Tomato is good. Mio marito sta facendo i pomodori. Abbiamo la pianta dei pomodorini fuori. Papà. Sì, papà. Sì, esatto. Ok, allora stai lì mentre la mamma fa le uova? Ok, va bene. Hai le uova? Vuoi le uova? Ma le mangi? Sì? Va bene, allora la mamma le tira fuori, ok? Ok ragazzi, mi sono preparata, proprio sono vestita semplice, un pantalone, dimmi. Questa? Non c'è nessuno lì, ma amore. Non c'è nessuno, un pantalone semplice e mi faccio le uova. Dimmi amore. Guarda, non c'è nessuno alla porta. Eh? Ho una borsa. Ho una borsa. Dove vuoi andare? Ho una posta. Posta? Vuoi andare a vedere la posta? Sì. Ok, mio figlio gli piace controllare la posta. Va bene, ok, vai a controllare la posta. Andiamo insieme, ok? Ok, vuoi andare a controllare la posta? Bito, c'è uno scarafaggio, raga. Lascialo lì per ora. Andiamo a prendere la posta, dopo veniamo a prenderlo, ok? Sì, anche bagnato qua, c'ho le calze, vabbè. C'è qualcosa? No. No, non c'è niente, è vuota? Huh? Sì, amore, adesso usciamo. Lui è già pronto per uscire, raga. Adesso usciamo, la mamma si deve preparare, deve fare le uova, deve allattare le tue bambine prima, ok? Non è così semplice uscire straight away. Ok, dai, vieni. Vieni che ci prepariamo, ok? Sì, devi mettere le scarpe, tutto. Ok. Vediamo. Cosa c'è? Come si dice? Per favore. Ok, apri. Ok. Ok. Dov'è? Non lo so. Sono qua, amore. Quello sopra. Ok, quale vuoi? Che gusto vuoi? Ok. No, mami. Ok, no mamma, io no, no amore, io non lo mangio perché io sono a dieta. Uno per la nonna, uno papà. Ok, ok, uno per la nonna e uno per il papà. Scegliene uno. Due. Ok, va bene. Adesso te li taglio. Sì, te li taglio e glieli portiamo, ok? Aspetta, sì. Dammi qua. Dammi qua. Allora, adesso glieli taglio. Così li diamo. Allora, sono entrambi tagliati. Sì, allora questo è per Milo, giusto? Questo è per papà, yeah? E una per la nonna, va bene? Ok. Ghiacciolo, mamma. Adesso glielo va a dare. Mio marito sta giocando alla play. Ando la mamma. Come sempre, anche stamattina, ragazzi, goccine. Allora, 15 goccine prima dei pasti, ok? C'è il misurino qua, cucchiaio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E poi ragazzi, siccome stiamo per uscire, mi sto facendo anche una bella bowl piena di frutta, così che quando siamo fuori mangio quella, un po' me la mangio adesso e un po' me la mangio dopo mentre siamo fuori, se mi viene comunque fame, e poi spero che torniamo a casa per pranzo, poi vediamo. Dunque, taglio un po' la banana qua e poi l'anguria, ci è rimasta un po' di anguria della settimana scorsa, quindi la finisco perché ieri siamo andati a fare la spesa e l'ho comprata nuova. Le mie uova sono pronte, quindi mangio velocemente e poi allatto una delle bimbe che la sta tenendo mia mamma, e niente, la allatto. L'allatto mentre mangio, probabilmente, mentre mangio le uova. Ok? Ora di. Ok, perfetto. Perfetto. Quindi questa è la mia bowl di frutta, e poi probabilmente ci aggiungo anche un'arancia e sono a posto. Ok, ci aggiungo un'arancia, ragazzi, e sono a posto. Sicuramente la mangerà anche Milo perché lui ama
Se c'è una cosa che ama è la frutta. Noi quando abbiamo fatto l'autosvezzamento, ragazzi, abbiamo iniziato con la frutta subito, e a 6 mesi, e lui la adorava, capito? La prendeva con le mani. Abbiamo fatto autosvezzamento, ragazzi, non pappette pappettine, pappettone varie, e la prendeva con le mani, la mangiava, cioè era troppo bravo, ragazzi, troppo. Ok, quindi qui c'è proprio una bowl piena di frutta per me. Perfetto, ora vado a mangiare le uova. Let's go. Allora, le mie uova, non so che è successo qua, ma va bene così. Mio marito è lì che sta giocando alla play, ma tra un po' andiamo. E ella è lì un attimo tranquilla. E Angelica demand, vuole da mangiare, è vero? Quindi adesso allatto Angelica mentre mangio. Dimmi, amore. Cos'è che vuoi? Dov'è? Ha già visto la frutta. Va bene, amore. Adesso te la do. Vuoi la frutta? Questa si chiama anguria, però non è melon. È frutta. Ok, sì, tieni. Frutta in te. Yeah, come si dice? Grazie, mamma. Grazie, mamma. Ok, va bene, vai. Come on. Yeah, lo so, amore, come on, arrivo. Mamma, ice block. No, l'hai mangiato tutto l'ice block? Ok, ragazzi, sto allattando le piccoline qui. E poi dovremmo essere quasi pronti per andare. La situazione attuale. Ciao. Ciao, amore. Ciao. Eccoci qua con le mie due girls. Cosa sta succedendo, Milo? Sta facendo la pipì. O la cacca, non lo so. La cacca? Ok. Ma chi c'è qua? Ella. Appena preso il lattino. Vero, amore? Appena preso il lattino, la piccola. Angelica è quella che è più interessata al telefono, alla televisione, così. Lei guarda sempre tutto, guarda sempre tutto. Con qui siamo quasi pronti per andare, direi. Eccoli, belle le mie babies. Le mie babies, che bello, è vero? Bella, tranquillissima. Oh mio Dio, che ridere. Oh, queste due bambine mi fanno troppo ridere. Yeah, dimmi. Dimmi, stai parlando? Stai parlando? Ok, secondo me siamo pronti per andare. Sto chiamando mio marito. Babe, lo chiama babe quando non l'ascolta, è vero? Babe, let's go, dillo papà, andiamo. Babe, dimmi amore, move, ok, alright. Allora, siamo quasi pronti. C'è Angelica che sta piangendo. Vuoi venire con me o con papà? Vai in macchina con papà? Vai in macchina con papà o vai in macchina con me? Sì, ho visto, c'è un ragnetto. Mi scherzo. È un ragno piccolissimo. Cosa dici? Allora, mio marito è pronto per andare. Mia mamma deve solo controllare se ci sono i miei occhiali da sole in macchina. E siamo pronti per andare. Non ci sono? No, ok. Aspetta che li devo cercare. Babe, the place is called, it's called Mega Mania. Ok, le twins sono lì pronte, mio marito è andato, mia mamma è andata a cercare se trova i miei occhiali, se no vabbè, andiamo e pace, amen. E eravamo pronti per partire, ma Angelica si sta lamentando, quindi mi sa che adesso vediamo se magari l'allatto ancora un pochino e poi andiamo. Mia mamma la sta prendendo. Ok, arriva. Non siamo ancora partite,
perché c'è la piccola Angelica che vuole allattare. Ella è là, sembra abbastanza tranquilla, quindi niente, aspettiamo che Angelica si tranquillizzi un attimino e poi dovremmo riuscire ad andare a partire. proviamo a partire. Comunque Angelica sta piangendo perché è stanca, c'è già proprio la faccia assonnata, c'ho tutti i miei capelli dappertutto, c'è proprio la faccia assonnata che ha sonno, quindi comunque poi io qua c'ho anche la frutta, la mia frutta che l'ho messa qua, e c'ho il mio pink drink che non ho ancora finito e c'ho l'acqua e basta, siamo pronti per andare, mio marito è già andato. Siamo arrivati qua e le baby sono abbastanza tranquille in realtà. Sì? Ok, allora andiamo verso l'entrata che dovrebbe essere da quella parte e abbiamo parcheggiato come sempre nei posti adibiti ai genitori che hanno il passeggino. Poi non so, le sono abbastanza bravi in realtà perché rispettano le regole e quindi in genere si trova quasi sempre posto quando comunque c'hai i bambini con il passeggino. Allora, l'entrata penso che sia di qua, amore, mamma. Okay. Lì. Allora ragazzi, vi dico che in questo posto è dove abbiamo fatto il compleanno di Milo e in questo momento non so bene come arrivare in realtà a questo playground interno perché c'è brutto tempo, quindi cioè con le gemelline, con anche loro hanno comunque due figli a testa, siamo tantissimi e volevamo andare da un'altra parte ma alla fine il tempo non ci permette di andarci, ecco, perché sta un po' piovendo, un po' non piove, non si capisce. Comunque vediamo se riusciamo a trovare come effettivamente arrivare giù. Dire ragazzi, ci siamo persi come ogni volta e meno male che loro sono tranquille, mio marito non mi risponde al telefono come sempre e niente, quindi adesso massimo se non trovo il posto chiamo le mie amiche, anche perché a me fa male la gamba, io non riesco a camminare di tanto. Comunque credo che abbiamo parcheggiato nel posto sbagliato forse. Ok, vediamo. E vi ricordo anche che qua da ieri non bisogna più portare la mascherina. Per quello che vedete un sacco di persone in giro che non ce l'hanno, c'è chi ce l'ha, la tiene, ma non la devi portare. Infatti mia mamma, come vedete, non ce l'ha. Miracolo! Allora. Devo capire che cosa devo fare, ma non è che si capisce più di tanto quello che c'è da fare qua. Sì, infatti adesso io lo chiedo. Ok, prima. Va bene, sembra che ci siamo. Dobbiamo andare dritto a sinistra e giù con l'ascensore. Ok, allora non lo so dove stiamo andando ragazzi, io guarda, se c'è una cosa che non amo sono i centri commerciali grossi, io odio totale, ok? Perché ogni volta mi perdo, non si capisce mai dove c'è da andare. Ragazzi, siamo arrivati, sono un po' scazzata perché non trovavo il posto, quindi vabbè, lasciamo stare, io poi mi scazzo quando succedono queste cose e adesso entriamo. Mia mamma è lì, entriamo, mio marito e mio figlio dovrebbero già essere qua. Ok ragazzi, questo è il posto, adesso non so bene dov'è mio marito, lo vedi? Ah, lì, ok, e qui c'è mia mamma, qui c'è la mia amica. Allora, eccoci qua, ecco Milo è lì, Milo sta giocando. Wow, is I doing his thing, ok? He's doing his thing, ok? What's my name? Ciao! What are you making? Wow! You dimmi! You kicking it over there? Kick it over there. Yeah. Oh my goodness! Piano amore! Oh. Che fu, che c'è una bambina piccola! It's over there! Una bambina piccola, lì, baby there, there's a small baby there. Go around there. This is the baby careful, area. Careful of the baby. Italian? Careful. I don't know where he's gone. I think she picked him up. Bambino della mia amica si chiama
Natalia, una roba del genere. Io non riesco a dirlo, mio marito mi sta cercando di insegnare come dirlo, ed è uno scioglilingua, Natalian, una roba del genere, non riesco a dirlo, quindi. Okay, eccoli qua, i piccolini, mio marito e Mailino. E allora lì c'è quello più grande, non so se adesso mio marito vuole andare. Are you gonna go baby in there? Yeah? No? Not yet? Ok, mi sa che gli ha preso da mangiare, quindi vuole aspettare prima di andare lì dentro, c'è un casino. Mio marito ha preso un burger lì, c'è i nostri amici, e Milo è lì che sta giocando, mia mamma è andata a prendere da mangiare. Ho visto, aspetta che c'è una delle bimbe che sta piangendo. Qual è che è? Ella, amore mio, arrivo. Ehi! Hey! Ciao piccola, ciao! Comunque sono qua con Ella e c'è anche la bimba della mia amica, mi sa che sta piangendo, che vuole essere presa. Non so se riesco ad appoggiarlo qua, no, non credo che riesco ad appoggiarlo. Se mi tolgo via gli occhiali. Attuale. Mio marito che ha fatto il vlog è già stanco. E qui. Oh! Ella che sta per piangere, la mia amica qui con la sua piccola. Ciao! E qua mio marito. C'è un materasso dove puoi mettere bambina pancia in giù per fare tummy time. Quindi ho detto magari potevamo portarla. Che Ella deve fare un po' di esercizio che ha il collo un po' floppo. Amore, penso che sia lì. Lì forse, là in fondo. Sì, gli orecchini, niente, mio marito è andato, non la lascia. Baby! Non la lascia, niente. Babe! E Angelica è abbastanza tranquilla in realtà, oggi sta dormendo, qui c'è il mio selfie stick che non mi serve, le mie amiche sono lì che stanno parlando e io adesso mangio un po' di frutta perché ho fame, vi faccio vedere. Supponi che adesso devi
qua. Most weekends we're doing not activities like this, like mostly outdoors. So... Ok ragazzi, vediamo. Ah, eccolo mio marito. Ciao. Marico si sta lamentando perché non vuole metterla sulla Belly. Don't mind him. I was like, just put on a belly, you know, so that you can just do some tummy time. Lei deve fare più esercizio, capito? La testa ancora non la tira su tanto bene rispetto ad Angelica. Thank you. Eccoli qua, sto giocando con l'altra bimba. Angelica l'ha messa, Ella, scusate, Ella l'ha messa lì. Ella parla sempre a mio marito, gli dice sempre le cose. Cosa sta dicendo? What is she saying, baby? She talking. Che belli. Da qualche parte sta correndo, da qualche parte. Chi è questa bella bambina qua? Chi è? È Ella. È Ella. È Ella. È Ella. Ah, ecco mio marito lì. Allora, adesso andiamo a sederci lì, che stavo facendo due chiacchiere con la mia amica Erika. E niente, oggi ho malissimo la gamba, ragazzi. Malissimo la gamba. Allora, ragazzi, la mia amica mi ha appena detto che è nata il 29 di febbraio e quindi non ha un compleanno. So, when do you celebrate it? 28 and 1st. Oh, e quindi festeggia due giorni, il 28 e il primo di marzo. Amore, ti sei divertito? Eh sì, Sei divertito piccolino. Sì, sta divertendo. Bello, no. Attento, E ci stanno mandando via perché chiude, sono le 3 del pomeriggio e il posto chiude. Allora, ora adesso come facciamo a far uscire Milo? Speriamo di riuscire. Where is Milo, babe? Ah, dobbiamo dire a Milo che dobbiamo andare. It's closing. Milo, dobbiamo andare. Milo, let's go. Sta facendo la casa, sta costruendo la casa. No, non vuole andare. La giornata si conclude qua. Il posto chiude alle 3 del pomeriggio. Noi siamo qua dalle 11 e siamo pronti per andare. Hey baby, I think I have a drink. Maybe I'll get a drink. Yeah, ok. E niente, adesso dobbiamo recuperare Milo anche. We got Milo. Dobbiamo recuperare Milo, così andiamo. Io devo recuperare la mia roba anche. E le mie gemelline sono qui. Qui c'è Angelica. E qui c'è Ella. Eccole. E niente, la giornata è finita qui praticamente. Stiamo cercando di vedere se riusciamo a recuperare Milo. Baby, can you go and get Milo and we can get out? E niente. Ah, la mia borsa. Grazie, mamma. L'ho lasciata... Oh, l'altro giorno l'ho lasciata all'asilo di Milo. Me l'ha portata lui ieri. L'ho dimenticata. Ragazzi, siccome dobbiamo andare, Milino sta facendo una scenata. Ma comunque mio marito è bravo perché l'ha preso. Milino è anche suo amico, tutti e due stanno facendo la scenata. Let's go! Amore, andiamo fuori! Qua. Allora, alla fine siamo venuti qua in questo posto, bello. E Milo è lì e loro stanno giocando. Milo è lì che sta giocando con suo amico, la Italian. Vado a rompere le palle a mio marito. Amore, amore. Eccolo qua, mio piccolino. Oh, amore mio. Amore. They play this long. You say bye bye. Bye bye.
ok, andiamo a casa. Andiamo a casa. Perfetto, andiamo a casa. Tra l'altro ho incontrato anche la figlia di una mia amica. Qua da qualche parte. Let's go. Siamo pronti per andare. Il marito, non so, ha deciso di prendere le twins così. Let's go. In casa, amore? Yep, yep. Sei pronta ad andare a casa? Sì. Stiamo andando. Chiude anche questa bellissima giornata qua con mio amore. E niente, quindi vi saluto ragazzi, ci siamo divertiti tantissimo, spero che vi sia piaciuto il vlog. Come sempre lasciatemi un commento, un thumbs up, un like, subscribe e tutte queste cose qua. Ciao!